Oggi il lavoretto di Pasqua, quello dei bambini. Ciao a tutti e benvenuti su Arte per te da Enzo. Oggi facciamo un lavoretto di Pasqua facilissimo. Abbiamo bisogno delle mollette di legno e anche della colla. Venite con me, spostiamoci sul piano da lavoro. Questi sono i materiali per fare il nostro lavoretto di Pasqua. Della colla, potete usare anche quella vinilica, e anche 8 mollette. Non c'è bisogno di comprare un pacchetto di mollette intero. Ne basteranno soltanto 8. Ecco qua le nostre 8 mollette. Adesso le dobbiamo aprire tutte. Fate così con tutte le mollette. Una volta fatto ciò, avremo bisogno della nostra colla. Adesso dovremmo creare 5 coppie con le nostre mollette. Dovremmo mettere la colla qui. Ok. E poi metterne un'altra. Così. Perfetto. La mettiamo ad asciugare. E così facciamo per tutte le altre mollette. Fatte le coppie, dovremmo prendere 2 mollette spezzate e metterle e incollarle schiena a schiena. Una volta che abbiamo le nostre 5 coppie unite, dobbiamo formare la croce. 2 le mettiamo da parte. Prendiamo questa e la dobbiamo incollare così. Prendete la colla e la mettete su questa parte e anche nell'altra. E la posizioniamo così. Perfetto. Aspettiamo che si asciughi. Una volta asciugato, prendiamo le altre 2 coppie e dobbiamo incollarle qua. Prendiamo un po' di colla e mettiamola qua. E incolliamo. Aspettiamo che si asciughi. Una volta asciutto, prepariamo il corpo. Dobbiamo prendere questo che precedentemente avevamo unito e attaccarlo qua. Con le mollette che ci rimangono dovremmo fare le braccia e le gambe. Adesso con un attacchino che ho ricoperto con la colla, solleviamo leggermente la croce e lo attacchiamo. Adesso lasciamo asciugare il tutto e ci vediamo subito dopo le foto. Com'è semplice fare questo lavoretto di Pasqua? Mi raccomando, io ve lo consiglio tantissimo e fatelo con i vostri bambini. Bastano soltanto pochi minuti. Auguri a tutti quanti e buona Pasqua! Ciao!